naturalmente lo abbiamo conosciuto perché è un personaggio interessante per quanto riguarda i nostri studi. Lo abbiamo conosciuto a Coridonia nella esposizione che ha fatto Medioevo a colori. Medioevo a colori, esatto. Allora lo abbiamo invitato qui e ci parlerà adesso della sua attività, dei suoi studi e ci farà una sintesi di quelle che sono le sue scoperte. Mi chiamo Marco Corrias, sono specialista storico dell'arte e il mio obiettivo è quello di scandagliare le cosiddette terre di confine che spesso vengono dimenticate a favore di centri cosiddetti maggiori secondo la mentalità, gli studi generici, classici e la mentalità consolidata, la mentalità consolidata ha creato poi in un certo senso la storia. Proprio così. Pretende di dettare i punti principali della storia. Sì, e sono oggi, posso dire, ospite del Centro Studi San Claudio al Chienti. Senz'altro. Ecco, per proporre un'iniziativa che faccia coincidere e andare di pari passo i secoli nelle personalità di due sovrani. Quella di Teodorico, re dei Goti, cui io sono interessato e cui vado approfondendo i miei studi, con quella di Carlo Magno, in quanto l'uno predecessore antesignano dell'altro che secoli dopo si ricordò di lui al punto da prendere la sua statua equestre e portarla da qui. Ah, da qui. No. Che sarebbe stata qui. Certo, qui da noi. Poi successivamente trasferita a Roma, dove adesso fa bella mostra a Campidoglio e la chiamano la statua di Marco Aurelio, ma in effetti è la statua di Teodorico. Bene, e i Goti qui sono stati, qui hanno distrutto una città romana, Pausole. Ecco, abbiamo questo ricordo di Goti, il termine gotico che si è collegato con l'arte gotica, è stata una decisione del Petrarca perché faceva fatica a scrivere in termini gotici, ci vedeva male da vicino e allora questo termine è diventato sinonimo della barbaritas. In realtà i Goti erano i meno barbari tra tutti i barbari, al punto da non aver causato un'invasione barbarica, ma essere stati invitati direttamente dall'imperatore d'Oriente a occupare uno spazio libero, l'appena decaduto impero romano d'Occidente con Teodorico, continuare un qualcosa che inizialmente doveva essere un consolato e poi pian piano sarebbe diventato qualcosa che avrebbe potuto anticipare un impero secoli prima. Sì, però quindi si sono stanziati qui. Si sono stanziati in tutta Italia, ma con particolare predilezione per l'area adriatica. Quindi stavano qui? Sì, decisamente. Era più facile avere contatti con Bisanzio, questo, perché la possibilità attraverso l'Adriatico, attraverso il mare, di avere rapporti commerciali e anche militari. Proprio così. Le tre capitali, Verona, Pavia, Verona, Ravenna, quando ci si allontanava dall'Adriatico era sempre per via acquatica, via fluviale, erano le autostrade dell'epoca, ecco, possiamo dire. Quindi, quali sono le zone principali che hanno in pratica occupato questi Goti nelle Marche, dato che hai parlato di presenza fondamentale? Nel Chienti ci sono, non ci preoccupiamo, comunque Ancona e Ascoli Piceno hanno i loro due centri principali, anche con i ritrovamenti, e nelle fonti letterarie ricordiamo anche Osimo, dove vi fu un duplice scontro tra Goti e Bizantini, e Fermo. Insomma, quindi i Goti, ma e i Franchi? Come sono venuti questi Franchi? Ma i Franchi, come
scritto nei documenti, già esistevano, erano presenti qui e addirittura erano dei mercenari che combattevano una volta con i Goti, una volta con i Bizantini e avevano dagli uni e dagli altri delle terre in dotazione per poterli tenere buoni, tranquilli. E quindi, scusa, voglio chiedere all'esperto in gotica. Goti. No, fa scena così, sì, molto dark. Però si sono fusi anche i Goti con i Franchi. I Franchi sono arrivati dopo. E no, in realtà sì, si sono parzialmente fusi, tanto che elementi che io porterei con i miei elementi di facsimile, o meglio, archeoriproduzioni 3D, presentano elementi anche franchi nelle loro stilemi, così si suol dire, e re Teodorico diede, organizzò matrimoni combinati anche con Clodoveo, che era sua figlia, non mi ricordo, re dei Franchi, e quindi i contatti sono ampi. L'obiettivo era quello di creare un grande continente romano, barbarico come si suol dire nella tradizione di base, e a ricreare il da pochissimo decaduto impero romano d'Occidente, al punto da ricostruire acquedotti, anche battisteri, i pagani erano già diventati cristiani, e abbiamo addirittura tubature romane in piombo firmate Theodericus Rex. E le abbiamo trovate anche qui nel rifacimento del campo di calcio. Qui ne interessante. Ma scusa, non è che, scusate l'ignoranza del popolino, ma non è che il nostro Carlo Magno era un goto, o aveva sangue gotico nelle mani, nelle sue vene, no? Era un puro... Ancora non abbiamo approfondito questa indagine del DNA. Si è soliti, come normale che sia, da parte di importanti sovrani, trovare dei predecessori di peso e attribuirsi creare a volte una progenie, un albero genealogico. Lo stesso Teodorico lo fece con i propri antenati che provenivano dalla Scandinavia e dal Baltico. Quindi sono ricostruzioni, come Giulio Cesare diceva, di discendere da Venere. Si tratta di un fatto comune per legittimare la propria potenza, ecco. Va bene, comunque, adesso a parte... È importante. Sì, è importante, però voglio dire, praticamente sono vissuti anche insieme, si sono anche mescolati come sangue. Precedentemente, sì. Quindi praticamente ci si sta aprendo anche un'altra visione anche a noi. Allora, il centro studi, dico subito una cosa, il centro studi non è fissato su Carlo Magno, bisogna dirlo, si chiama centro studi perché vuole aprirsi a altre esperienze. Quindi da Carlo Magno abbiamo visto prima di Carlo Magno, dopo Carlo Magno, ci sono delle pubblicazioni e qui ci si apre però con i Goti, un'altra visione. Vabbè, ma stiamo scoprendo l'evoluzione che c'è stata dal tempo dei Goti fino al limite al Barbarossa, perché è impossibile che in questa zona, caduto l'impero romano, non ci sia stata traccia della vita sociale, economica, come risulta dalla storiografia ufficiale. Qui nel tempo si è sempre lavorato, prodotto, e ci sono state l'evoluzione di diverse popoli che si sono alternati, mescolati e hanno fatto delle... Sì, allora però adesso parliamo di una cosa molto bella da vedere, forse per spiegare meglio i Goti e queste popolazioni, tu hai creato dei gioielli, sì. Diciamo, ecco. Dopo io... Archeoriproduzione. Perché chiamarli facsimile è brutto, chiamarli... no? Sì. E in realtà sono fedeli al dato reale, a volte sono anche più belli, succede anche questo. Dimmi. No, è per
praticamente è una cosa particolare, perché delle difficoltà che noi abbiamo, che il popolo ha, diciamo, la gente comune ha, che quando pensa ai barbari pensa come li vede nei film, con tutti quei peli, pelli e compagnia bella. Qui i Goti erano truppe mercenarie, erano state truppe mercenarie romane, combattevano come i romani e avevano anche preso probabilmente anche il vestiario dei romani, credo. I principali condottieri romani dal 200-300 d.C. che prima talvolta erano germanici, ricordiamo Stilicone, ricordiamo Ezio, e difendevano i confini dell'impero romano. Di conseguenza abbiamo delle immagini per cui sicuramente vestivano la romana, come nei portanti il dittico di Stilicone, eravamo dopo nel dettaglio, comunque portavano con sé anche elementi della loro tradizione precedente mai dimenticata, anche se in un'unione, una cosiddetta commistione, quindi anche i gioielli barbarici insieme a quelli romani. Quindi i gioielli barbarici per dare una realtà ulteriore su questo popolo di cui fino adesso non sapevamo niente, grazie a te sappiamo qualcosa di più adesso. In realtà erano a portata di mano, basta andare al museo di Ascoli Piceno, basta andare, penso anche a Pesaro, non ci sono stato però, quindi da stare zitti in questi casi. Vabbè, saliamo un attimo, Reggio Emilia, Crecchio non è tanto lontano da qui, è il museo d'arte bizantina in Abruzzo, provincia di Chieti, è l'unico elmo ostrogoto d'Italia perché gli altri ce li hanno portati via tutti, e abbiamo, si apre un mondo, un mondo che è stato un po' dimenticato. Bene, quindi avremo la possibilità forse di poter fare una... Ma sicuramente adesso stiamo parlando con il dottore di organizzare una conferenza, magari anche un'esposizione di questi gioielli, no? Questa ricostruzione dei gioielli fedele, che poi ha fatta, fedelissima. E mi auguro che presto daremo anche delle indicazioni quando sarà possibile assistere alla conferenza. Bene, quindi ci siamo aperti ai Goti, esatto, ecco. E lo consideriamo un amico carissimo. Vuoi aggiungere qualcosa o vuoi smentire le mie parole? No, voglio aggiungere qualcosa, che non si tratta di apertura ma in realtà di continuità. Ah, e questo è un termine nuovo, sì. Continuità è fondamentale, sì. Molto bello, grazie. Mm-hmm.